Caro Gesù bambino, in particolare oggi ti voglio parlare di alcune sorelle e fratelli, le persone affette da disabilità. Nel percorso della mia vita, fin dall'adolescenza, ho avuto la grazia di aver conosciuto alcune persone con queste difficoltà e con piacere ho stretto delle bellissime amicizie. Quando ero ragazzo, spesso con l'oratorio prestavo servizio come volontario. Collaboravamo con alcune associazioni che si preoccupavano di stare accanto a chi aveva bisogno di assistenza. Con stupore, queste esperienze mi hanno mostrato che di fatto, più che dare amore, ero io a riceverlo. Caro Gesù, ricordo molto bene e con forte emozione quei momenti. Ogni volta avveniva e avviene, nella gratuità dell'amore, uno scambio di vita indescrivibile. Con grande gioia, anche oggi da frate, ho l'occasione di contribuire in questo servizio. Ad oggi, però, dobbiamo riconoscere che non sono rari gli atteggiamenti di rifiuto, dove una mentalità rivolta più su se stessi, sull'efficienza e sull'utile, sfocia nell'emarginazione. Caro Gesù, molte volte non ci accorgiamo che la fragilità appartiene a tutti. La discriminazione è ancora troppo presente a vari livelli della vita sociale. Essa si nutre di pregiudizi, di ignoranza e di una cultura che fatica a comprendere il valore inestimabile della dignità di ogni persona. Inoltre, la pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le disparità e le disuguaglianze che caratterizzano il nostro tempo, in particolare a discapito dei più deboli. La pandemia ci sta mettendo a dura prova e ne stiamo uscendo con molta fatica, ma per chi ha delle disabilità tutto questo è ancora più duro. Vieni Gesù, abbiamo bisogno di te, della tua amicizia. Aiutaci a promuovere una cultura della vita che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità, di ogni età e condizione sociale. È importante che nessuno resti indietro o peggio venga dimenticato. Con affetto, Francesco.